Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale, sono BlaziKen68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Dragon Ball Xenoverse 2 e siamo in una nuovissima guida. Come avrete letto dal titolo, quest'oggi andiamo a vedere insieme come sbloccare l'obiettivo o il trofeo "Concentrati su una persona, non su un luogo", che servirà anche ovviamente a platinare il gioco. Allora, partiamo dal presupposto che questo trofeo o obiettivo è semplicissimo e di una semplicità estrema da ottenere. Però il problema qual è? Il problema è che anche nella descrizione non c'è specificato effettivamente o chiaramente cos'è che bisogna fare. Perché nella descrizione c'è scritto che bisogna praticamente interagire con tutte le miniature presenti a Canton City. E il problema sta proprio effettivamente in questa descrizione, perché se vi ho detto che questo trofeo è effettivamente semplicissimo da ottenere, il problema è che la descrizione, non essendo chiara, lo rende uno dei trofei più difficili in assoluto da ottenere proprio per platinare il gioco. E quindi, alla fine, come si fa ad ottenere questo trofeo e quindi quali sono le miniature temporali di cui si parla nella descrizione? Semplicissimo, semplicissimo. Sono queste qui. Le miniature temporali sono i robot del teletrasporto. Quindi cos'è che dovete fare per ottenere quel trofeo? Una cosa semplicissima: dovete parlare con tutti i robottini. Con tutti. Ora, come fate a trovare tutti i robottini? Questa è anche una domanda che mi avete fatto molto molto spesso quando vi ho detto come ottenere il trofeo. Come fare? Semplicemente premete R2, ottenete premuto R2, vi si apre la mappa. E ora mi sposto perché ci sono sopra. Ecco qui. I puntini rossi che vedete sulla mappa sono praticamente le miniature temporali e quindi i robottini del teletrasporto. Vediamo. Purtroppo no, non c'è segnato nella leggenda ovviamente della mappa. Però sì, alla fine le miniature temporali non sono altro che i robottini e quindi i pulsantini. Sì, i pulsantini, sentite me. I puntini rossi, ecco, non mi veniva. E quindi direi di fare questo trofeo insieme. Allora, vediamo un attimino. Tanto non abbiamo bisogno comunque di parlare con tutti, dato che già ci ho parlato con buona parte. Quindi allora, con quello degli acquisti sicuramente, con quello del piedistallo non ricordo. E quindi ci andiamo a parlare. Lo facciamo insieme il tutto, eh. Allora, dov'è quello del piedistallo che non lo trovo? Dove sei? Eccolo qui, allora. Come vedete la mappa aiuta tantissimo. Parliamo con questo qui. Area Dynamax sicuro ci ho parlato, distretto degli affari anche, credo di sì, distretto turistico Kamehameha anche, liceo di Orange, non mi ricordo se ci ho parlato, ma sicuramente, raga, con questi qui è poco ma sicuro che ci ho parlato. Poi abbiamo casa di Mr. Satan, sicurissimo, capsule, sicurissimo, con questi qui ho la certezza assoluta. Quindi, quali sono in realtà le miniature che non sono certo, diciamo, di aver interagito, quindi di aver parlato per l'appunto? Allora, abbiamo quella lì su cui mi sto dirigendo praticamente a nord. Ve la faccio vedere, eh. Allora, ci arriviamo insieme. Vediamo dov'è che si trova. Dov'è che si trova? O in basso o in alto. No, dovrebbe trovarsi, credo, qui. No, si trova in basso allora. Caspiterina, non riesco. Dov'è? Vediamo, eccolo qui. Ecco qui il robot del teletrasporto. Ovviamente vedremo praticamente... Ah, perfetto! Praticamente quando abbiamo sbloccato un nuovo robottino, quindi quando abbiamo interagito con una miniatura temporale con cui non avevamo ancora interagito, ce lo dice proprio, tra virgolette, o meglio, ce lo fa capire. Quindi dirigiamoci verso il prossimo robottino. Credo che non dovrebbero mancarne molti, assolutamente. Vi ripeto, con la maggior parte dovrei aver parlato. Quindi con questo qui mi sembra che anche già ci ho parlato, vediamo. Sì, con questo già ci ho parlato, perfetto. Allora, non ho parlato sicuramente, mi sembra, con quello lì che si trova sopra i funghi. Ora vediamo, anche se mi sembra di essere stato sopra i funghi qui. Quindi vediamo. No, con questo qui non ci ho parlato di sicuro, vediamo, Ecco qui, bip bip, un nuovo cliente, devo registrare le nostre coordinate. E quindi questo è un altro con cui non avevo parlato. Poi vediamo un attimino, allora, un altro con cui non ho parlato. Dirigiamoci di nuovo prima di tutto all'area di ricevimento, che è l'area praticamente centrale. Non ho parlato sicuramente, mi sembra, con quelli lì fuori al covo del tempo. Perché non ne avrei avuto motivo. Vediamo con questo qui. Allora, fuori al covo del tempo. Ecco qui. Con questo non avevo parlato. Comunque alla fin fine avete capito qual è
il giochetto da fare per ottenere questo trofeo. Ora vi sto facendo vedere tutto insieme giusto per tenervi un attimino qui, ma alla fine la procedura è questa. Ecco qui, voglio farvi vedere insieme quando otteniamo il trofeo. Allora, eccolo qui, l'abbiamo ottenuto, perfetto, me lo sono chiamato e l'abbiamo ottenuto. Abbiamo parlato con tutte le miniature temporali e quindi otteniamo anche il trofeo concentrati su una persona, non sul luogo. Quindi a questo punto io direi che possiamo anche salutarci. Lo so, è stata una guida stranissima, ma credetemi che probabilmente aiuterà tantissimi di voi, perché me lo chiedete appunto in tanti. Quindi spero che a questo punto vi sia stato d'aiuto questo video, quindi spero vi sia piaciuto. Vi ricordo ovviamente di lasciare un mi piace, lasciate un commento, fatemi sapere le vostre opinioni, condividete il video, iscrivetevi al canale ovviamente se ancora non siete iscritti, e quindi vi do appuntamento come al solito ad un prossimo video.